tutti bimbi, ora noi vediamo la cartina del mondo così. Ma lo sapevate che prima del 1492 il mondo era solo questo? Siete curiosi di conoscere chi ha scoperto l'America e capire come ci è riuscito? Pronti, partenza, via! Tutto iniziò con un giovane navigatore di nome Cristoforo Colombo. Era curioso, intelligente e astuto, ma soprattutto un eterno sognatore. Una sera, tornato a casa stanco dopo una lunga traversata, trovò di fronte alla porta di casa un pacchetto contenente un libro, Il Milione di Marco Polo. Colombo corse in casa e, incuriosito, lesse in una notte quel libro, apparso come per magia. La mattina seguente tutto gli fu più chiaro: esisteva una terra nuova oltre l'oceano. In seguito ad alcune ricerche, convinto più che mai della sua teoria, si diresse in Portogallo per essere aiutato. Ma lì venne respinto. Colombo non si diede per vinto e con la prima carrozza andò in Spagna e, dopo varie trattative, la regina Isabella di Castiglia acconsentì a finanziare il suo folle progetto. Avrebbe fatto il giro dell'oceano, arrivando fino in India. Questo viaggio era molto pericoloso e nessuno mai ci era riuscito. Colombo, hai tutta la mia fiducia. Io credo in te. Stai attento. Regina, non la deluderò. Per lei attraverserò l'oceano e conoscerò tutto ciò che ora è sconosciuto. E così, venerdì 3 agosto 1492, Colombo partì dalle Isole Canarie con tre navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, pronto per la scoperta più grande di tutti i tempi. Signor Capitano, non ha paura! Non si può attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. E io ho coraggio da vendere. Passarono tre mesi tranquilli, le giornate trascorrevano serene e mentre il giovane navigatore studiava le rotte, gli altri marinai, tra un bicchiere e l'altro, si davano alla pesca per le consuete grigliate della sera. Ma una notte... Tutti sotto coperta! Gridò il capitano Colombo, che cercava di tranquillizzare i compagni. Fulmini, saette, tuoni, pioggia impetuosa e il mare che arrabbiato alzava potentissime onde resero quella notte davvero spaventosa e la povera Pinta perse il suo albero maestro. E alle prime luci dell'alba, finalmente, la tempesta si era calmata. Ed ecco che Colombo, impugnato il suo cannocchiale, scorse una costa. Era lì, la nuova terra! Il marinaio, felice ed entusiasta, avvertì i comandanti delle altre navi e si diressero a tutta velocità verso la costa. La mattina del 12 ottobre tutti gli equipaggi riuscirono a sbarcare sull'isola che lui chiamò San Salvador e che oggi corrisponde a un'isola delle Bahamas. Ce l'ho fatta, avevo ragione, e questa è la terra più bella del mondo. Grazie ragazzi, senza di voi non ci sarei mai riuscito. E così dicendo, Colombo piantò nella sabbia la bandiera spagnola, pronto alla scoperta della sua nuova isola. Solo successivamente capì che a causa di un piccolo errore di calcolo, sulla strada per le Indie approdò invece sulle bellissime Americhe.